Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo in un altro borgo dell'Alto Lazio, Greccio. Ci dovrebbe essere anche un santuario, se non ho visto male, di San Francesco, e quindi vediamo un po' com'è questo borgo. La giornata, diciamo, promette bene, a parte qualche nuvola che c'è, diciamo, però il tempo sembra buono, anche se siamo ad ottobre, però vediamo un po' come si evolve. Oramai la mattina bisogna partire un po' più tardi perché le temperature sono basse, quindi non conviene partire presto, e quindi vediamo un po' com'è questo borgo. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un like e commentate. E sperando che tutti questi tracciati, questi borghi che vi sto facendo vedere, vi possano interessare e piacere. Ci vediamo più avanti, ciao ciao. Vespa Club. Spettacolo di Vespa Club. Profumo di miscela proprio. Guardate che spettacolo, le montagne. Che belle, ragazzi. Devo dire che qua su comunque la temperatura si comincia a far sentire. Rispetto a Roma fa freschetto. Anche perché siamo a 15 gradi. Oramai quando si decide di venire da queste parti mi sa che è ora di mettere la termica. Io sono partito come se fosse estate. Adesso attraversiamo Rieti, perché la galleria che praticamente evita l'ingresso dentro Rieti, non so per quale motivo, era chiusa, e quindi dobbiamo attraversare Rieti con le foglie che ci cadono addosso dagli alberi. Comunque ditemi quello che volete, ragazzi, ma io preferisco sempre sempre l'estate. Mancano 23 minuti a Greccio. Boh, vediamo. Praticamente questa montagna qua, il tunnel che sta dentro a questa montagna qua, essendo chiuso, ci fa rotatoria, ci fa gira intorno. Vabbè, questa sarà stata la vecchia strada che si usava prima della galleria. Devo dire che pure le mani, con i guanti estivi, cominciano a non andare più bene, nonostante abbia le protezioni, come vedete, quindi l'aria non è che la prendo piena, però si sente. Casa San Benedetto. Io non vorrei sbagliarmi, però penso che questo Greccio io ci sia passato quando sono andato alle parti di Rasiglia. Presumo che sia uno di quei paesi che vi avevo indicato nel video di Rasiglia. Qui c'è l'autovelox. La cosa bella del navigatore, il Navigator 6, è che vi indica sempre gli autovelox. Eccolo qua l'autovelox. Sicuramente è uno di quei paesi che già vi avevo detto che vi ci avrei portato, perché il navigatore mi dice 9,9 km, quindi è uno di quei paesi che vi avevo indicato che erano belli. Se vi andate a vedere il video di Rasiglia, forse sì, ve lo lascio magari qua in descrizione. Guardate qua le piante come si muovono. C'è proprio un vento pauroso, non so neanche se riuscite a sentirmi. Greccio, eccoci qua, ragazzi. Greccio, 3 chilometri. Santuario Francesco di Greccio.
vi porto prima con me al santuario. Però guardate che posticini, ragazzi, che spettacolo sti posti così. E qua c'è una bella curva, meno male che il navigatore me la indica. Queste sono le strade che piacciono a me. Guardate che bello, il presepe è sempre Natale a Greccio, c'era scritto sotto, chissà perché. Però la strada è carina, dai ragazzi. C'è tutte queste, ci sono tutte queste cose di Natale, boh, non lo so perché. Questa è proprio tutta una strada bella da fare, sicuramente non per le super sportive. Questa la foto la dobbiamo fare. Guardate qua, che curvette. Bello, bello ragazzi, bei posti sono. Guardate che bello. Guardate che bel panorama. Bella sta stradina. Questa è l'esplorazione dei vari borghi, no, che vi dicevo. Io sono più per l'esplorazione dei borghi che per il ginocchio a terra, sinceramente. Che poi mi piacciono queste strade così immerse nella natura, vedere posti nuovi. Guardate pure questa, rendetevi conto che quello è il santuario. Bello. Come ci si arriva? Ah, forse si arriva da là. Questo è bus turistici. Santuario immerso nella roccia proprio, eh? Poi quando scendiamo rifacciamo le riprese. Guardate che spettacolo. Mamma mia che strada, ragazzi, non ho parole. Questo è il santuario, presumo. Oddio, qua no. Questo è il santuario che ci si va a piedi. Però logicamente farci la camminata. Ah, comunque qua c'è scritto curve pericolose, quindi per i motociclisti. Diciamo che la scalinata è un po' pericolosa. Vuole venire, sicuramente deve camminare abbastanza ripida.
Meno male che pensavo che era nemmeno, mi avevano detto. Qui c'è stata la sosta per gli anziani, come me, di una certa età. Guardate che spettacolo, guardate che curva laggiù. Dove vi porto, ragazzi? Ancora, si sale ancora, sempre più in alto.